siamo a Natale e i paesi interni hanno una grande tradizione da mantenere, specialmente nella settimana che va dalla nascita di Gesù, dal 24 fino all'1. Abbiamo il sindaco del comune di Pazzano, che è un paese della vallata dello Stilaro. Che cosa avete preparato per questa settimana a cavallo tra Natale e Capodanno? Quali sono le iniziative che portate avanti? Allora, noi abbiamo delle iniziative molto belle. Una la fa la Proloco, per quanto riguarda i bambini fanno dei giochi, diciamo, tra il 23 e il 27 di gennaio, e poi abbiamo il 5 di gennaio il presepe vivente, lo fa l'associazione Telemontestella con altre associazioni, e è un bel vedere, quindi vi invito tutti a venire il 5 gennaio a Pazzano a vedere il presepe vivente, veramente una cosa unica, che per la prima volta che Pazzano lo fa. E poi noi come comune regaliamo ai bambini dei libri, perché giustamente noi vogliamo che i bambini crescano in un mondo migliore, si acculturano con i libri, e praticamente per i piccoli noi diamo dei libri dove disegnano per poter, diciamo, orientare i bambini a uno studio capace, e per poter veramente sti bambini scegliere il domani che noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare a tutti quanti. Quindi un futuro migliore per i giovanissimi. Sì. Ecco, sindaco, però c'è un problema: il paese come il suo, dobbiamo dirlo, una nota anche dura però va fatta, soffrono spesso di isolamento, nel senso che le vie di comunicazione non sono quelle che dovrebbero essere. Nel caso di Pazzano c'è la strada provinciale che purtroppo possiamo dire fa acqua di tutte le parti, ma fa fosse di tutte le parti, quindi attraversate con grande difficoltà e spesso anche dei danni alle ruote, ai copertoni degli autoveicoli. Avete protestato, avete fatto tante richieste come comune, però ancora nulla. No, noi come comuni abbiamo fatto un sit-in un mesetto fa a Cavolonia e abbiamo evidenziato i problemi che hanno tutte le strutture delle strade provinciali, ma specialmente la SP9, che io l'ho definita in quel frangente una mulattiera. Ma perché una mulattiera? Perché ormai non c'è più l'asfalto, ma bensì le pietre, si vedono le pietre, e quindi quella era un ex 110, una strada statale che praticamente cosa faceva? Faceva da trandunion tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno, perché si arrivava addirittura al bivio di Angitola, si passava da Serra San Bruno. Ormai quella strada, diciamo che con l'apertura della strada delle Serre, là da Soverato fanno quella, quindi le nostre strade si stanno perdendo, ma se noi non li valorizziamo venendo praticamente a fare dei lavori, perché ormai i paesi interni, noi parliamo di spopolamento, ecco perché si spopolano pure i paesi interni, perché non abbiamo più le vie di comunicazione. Se le vie di comunicazione non li andiamo a frenare, domani non, i paesi interni, lo spopolamento ha voglia che si dice che si fa con diciamo, lo smart working, questa è solo poesia. E il vero spopolamento tu lo contrasti solo ed esclusivamente se fai riapri i lavori stagionali, cioè la vecchia forestale o oggi Calabria Verde, con 102 giornate lavorative. Io mi ripeto, ma questo è essenziale per i nostri paesi interni.